Il 10 dicembre 2019 l'Agenzia Spaziale Europea e il Politecnico di Bari hanno finalizzato un accordo di collaborazione per dar vita al secondo ISA Lab italiano, denominato l'ISA Lab at PoliBa. L'accordo è stato firmato dal direttore generale dell'ESA, Jan Werner, e dal magnifico rettore del Politecnico di Bari, il professor Francesco Pupertino. Il Lab eh, nasce con la finalità di favorire e sostenere la collaborazione tra ESA e Politecnico di Bari sui temi dell'aerospazio e della New Space Economy in termini di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico. Il Lab si innesta all'interno di un'ampia rete che vede il coinvolgimento di diverse unità europee, università, imprese, con l'obiettivo di sviluppare nuove tecnologie, modelli, e pratiche condivise che possano essere applicate al settore spaziale che è in rapida evoluzione. Il Lab si innesta inoltre in una più ampia strategia di sostegno alla crescita del settore aerospaziale a livello nazionale ed europeo, come dimostrato dai risultati della scorsa conferenza ministeriale ESA che si è tenuta a Siviglia nel dicembre del 2019 e che ha visto il budget complessivo messo a disposizione dell'agenzia Arrivare a 14,4 miliardi di euro per i prossimi cinque anni. E tutto ciò con un ruolo chiave dell'Italia, che ha visto il suo contributo salire di ben il 16% rispetto ai valori dello scorso quinquennio. Non c'è dubbio che oggi la nuova corsa allo spazio aggiunge alla dimensione strategico-politica anche eh, la competizione al tirare il massimo profitto possibile dagli investimenti che sono fatti in tecnologia e scienza spaziale. E cerchiamo dunque di associare adesso a, a questo mondo dello spazio una, qualche cifra che possa descrivere al meglio la dimensione globale della space economy. Essenzialmente gli investimenti, gli investimenti nel settore spaziale provengono oggi come oggi dal settore pubblico. Dunque si tratta del denaro del contribuente. Oggi vediamo un aumento del numero di attori nel settore spaziale impressionante. Pensate che 20 anni fa erano forse 30 i paesi che avevano una qualche attività o velleità nel settore spaziale. Oggi, 20 anni dopo, ne abbiamo 85 che investono. Che investono nel settore spaziale. E quanto investono? Investono all'incirca 75 miliardi di dollari, e il 92% di questi investimenti è realizzato in effetti solamente da cinque grandi paesi: Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone e l'Europa, eh, presa nel, nel, suo, nel suo insieme. E tra l'altro, Immaginiamo che eh, di questi 75 miliardi eh, una, una buona parte, quasi 35 miliardi, saranno spesi eh, al, all'orizzonte 2025 solamente per quello che concerne lo spazio cosiddetto militare, dunque il settore della difesa. Ovviamente, questa cifra, questa seconda cifra, deve essere presa con le dovute precauzioni, perché eh, è evidente che si tratta di budget che non sono resi pubblici. Il secondo blocco di investimenti è quello dei, degli investitori privati, investitori privati che eh, fino a pochi anni fa erano praticamente inesistenti, il settore dei venture capitals, dei business angels, dunque degli investitori che eh, eh, sono attivi particolarmente nel finanziamento di aziende mh, al stadio iniziale, diciamo early stage. E qualche anno fa eh, parlavamo di un fenomeno del tutto trascurabile fino al 2015 grosso modo e da allora nell'arco di pochissimi anni in cinque anni da un fenomeno del tutto trascurabile oggi eh, siamo arrivati a una cifra globale di quasi 6 miliardi di dollari investiti lo scorso anno da investitori privati nel settore spaziale ora queste cifre devono essere prese Devono essere viste in una certa prospettiva, per esempio, la metà o forse il 70% addirittura di questi investimenti privati in effetti vanno solamente a 4 o 5 grosse società, tra cui per esempio SpaceX o le varie OneWeb o Amazon e via dicendo. Dunque eh, queste 4 o 5 società si spartiscono una, una grossa fetta di denaro privato, eh, mentre invece il restante è frammentato in una miriade di, eh, di piccole imprese e start-up. Un altro fenomeno molto importante del, dell'investimento privato è il fatto che eh, diciamo una, una proporzione importante di questi ventures sta cominciando ad apparire in posti altrove che la Silicon Valley e gli Stati Uniti. In particolare vediamo che al primo posto tra gli investitori in innovazione e start-up nello spazio oggi, eh, nel 2019, la Cina gioca un ruolo fondamentale e addirittura il 21%, dunque un investitore su 5 fuori dagli Stati Uniti è basato in Cina e le aziende cinesi, le start-up cinesi stanno proliferando in tutti i settori della ricerca spaziale, eh, a cominciare dal settore dei lanciatori. Dunque, eh, questi sono fondamentalmente gli investimenti nel settore spaziale che danno già una dimensione del, dell'input del settore. E per quanto riguarda l'output bisogna considerare quali sono le revenues commerciali delle nostre imprese, delle imprese del settore. Dunque, eh e queste possono essere divise eh, globalmente in due tipi di revenues, le revenues che vengono dal settore upstream, che è quello della manifattura, del lancio e del segmento suolo, diciamo delle missioni spaziali, e qui ci aggiriamo all'incirca sugli 8 miliardi eh, di dollari l'anno, è un settore che rappresenta un po' la punta della piramide, se vogliamo, mentre invece il settore downstream, che è quello delle applicazioni, e dei servizi eh, rivolti all'utente è dell'ordine dei 290 miliardi di dollari. Dunque, oggi come oggi, globalmente il settore della, della, della space economy vale all'incirca 300 miliardi di dollari l'anno eh, complessivamente upstream e downstream. Questo volume è rimasto abbastanza a una crescita costante di circa il 3-4% l'anno già ormai negli ultimi dieci anni. Il settore spaziale sta vivendo un'evoluzione a un ritmo rapidissimo, un'evoluzione che tocca i mercati, il tipo di competizione l'integrazione eh, su tutta la catena del valore, l'arrivo di eh, investitori privati. Tutta questa rivoluzione che eh, nasce anche dalla, dalla convergenza con l'economia digitale del settore spaziale porta a una rivoluzione, una rivoluzione che viene normalmente definita come quella del New Space. New Space non significa piccolo, small, giovane, garage. Eh, significa piuttosto eh, guidato dall'opportunità commerciale, veloce e capace di prendere i rischi, dunque un appetito per il rischio eh, completamente diverso. Tutto questo ha portato un cambio di paradigmi eh, in termini di motivazione, ma anche in termini di tecnologie ed è quello, la risposta che noi chiamiamo lo spazio 4.0 deve sicuramente far sì che la politica industriale dell'Agenzia Spaziale Europea si adatti a questo, a questo nuovo eh, contesto. Gli obiettivi della politica industriale dell'Agenzia Spaziale Europea furono scritti 40 anni fa, dunque c'era un focus particolare su ciò che era eh, scienza, ricerca e tecnologia e infrastrutture abilitanti. Sono tutte cose che restano validissime e che dobbiamo continuare a perseguire. Ma eh, io credo che ci debbano essere eh, due nuovi obiettivi che devono essere inclusi e considerati nella politica industriale, ovvero sia eh, la creazione di valore per la società e l'economia, e l'integrazione, una maggiore integrazione delle nostre attività spaziali nel, nell'economia, dunque nel settore economico. Ecco questi due eh, nuovi obiettivi necessitano di eh, nuovi, eh, nuovi tool, nuovi strumenti a, a disposizione, disposizione dell'agenzia e della politica industriale di quest'ultima. Dunque, i ruoli tradizionali, diciamo, eh, del, dell'agenzia sono quelli di sponsorizzare la ricerca e lo sviluppo, di essere un partner, un cliente, eh, anche un regolatore. Eh, diciamo insieme alla Commissione europea, all'Unione europea, l'agenzia eh, per esempio stipula degli standard che sono condivisi da tutta la comunità e che aiutano eh, moltissimo l'affermazione e la competitività dei nostri prodotti sui mercati globali. Ma a questo ruolo stiamo eh, aggiungendo anche quello di advisor, ovvero sia di consigliere. Eh, rispetto eh, sicuramente ai nostri programmi, dunque per fare le scelte migliori in termini di eh, capacità industriali esistenti in Europa, nei nuovi Stati membri, nei nuovi attori, ma anche e soprattutto consiglieri dei nostri governi, dunque dei nostri Stati membri e in questo senso noi agiamo segnalando eh, la nascita, per esempio, di nuove start-up, favorendo attraverso l'incubazione questo nuovo tessuto industriale, favorendo e supportando l'accesso al credito per eh, la piccola e media impresa. E anche favorendo, molto importante questa, questa questione, il, um, i fenomeni di spinning in e spinning off, quello che noi eh, chiamiamo l'iniezione, la cross fertilization, ovvero sia la fertilizzazione incrociata, lo scambio tra diversi, eh, tra diversi settori industriali, che eh, sicuramente favoriscono. Eh, favoriscono l'innovazione, le nuove idee e nuovi approcci anche da un punto di vista organizzativo ed è per questo che organizziamo sempre più sistematicamente degli eventi eh, per entrare in contatto con le realtà del mondo dell'automotive, della grande distribuzione, anche del farmaceutico, del mondo del minerario, del settore petrolifero, delle telecomunicazioni. Abbiamo anche eh, lanciato dei Grand Challenge. Dunque, delle competizioni che possono eh, stimolare eh, creatività, innovazione e la nascita eh, di start-up. Stiamo collaborando con la Banca Europea degli investimenti. Per eh, favorire l'accesso al credito eh, della piccola e media impresa del settore spaziale, un'impresa che spesso soffre perché non arriva a far comprendere eh, in modo esaustivo il business case e le opportunità legate al settore spaziale, al mondo della finanza, un mondo che è molto eh, tradizionale, eh, diciamo, da un punto di vista del credito. E eh, forse non bisogna dimenticare. Che eh, soprattutto in questo periodo di grande eh, crisi eh, economica, i mercati e la competizione sui mercati export sta diventando eh, sempre più intensa. Dunque eh, dobbiamo aiutare le nostre aziende a fare dello scale up, dobbiamo aiutare le nostre aziende a vendere di più sui mercati eh, globali e, e a installarsi sui mercati emergenti. E tutto questo sono le azioni che oggi la politica industriale dell'ESA sta portando avanti per aiutare eh, l'industria spaziale europea.